lavoravano su al ristorante, su all'albergo. Purtroppo, questo è tutto. Purtroppo le cose che sono avvenute così, la colpa di chi è, non lo sappiamo. Secondo me è stato il terremoto che è sicuro che ha scatenato tutto, ma adesso lo lasciamo agli esperti valutare, noi non chiacchieriamo soltanto. Però. Ma dopo tanti anni diminuisce il dolore? Assolutamente no, ogni, non è che ogni anno si ricorda, qua si ricorda tutti i giorni, uno ce l'ha sempre presente, non è una cosa che si toglie così. Com'erano queste persone? Bravi ragazzi, io conoscevo pure il proprietario, che era un signore, e lui aveva fatto tutto per il paese, lui cercava di mantenere rapporto un po' con tutti, addirittura prendeva tutte le materie prime, sempre tutte della zona, per far vivere tutto quanto, tutto il contorno, mettere persone a lavorare, quelle del paese, è una famiglia. Infatti, due giorni prima mi ha chiamato pure dicendo, dice, ma non sali su così. Io avevo un altro fratello che gli faceva il lavoro di falegnameria, su. Purtroppo quel giorno non è andato per la troppa neve, se no capitava pure là sotto. Esiste una forma di rappacificazione con quello che accade nel mondo? Purtroppo sono cose che sono naturali, che riguardano la natura, noi non possiamo fare niente. Ci si sente così, purtroppo, indifesi. E gli uomini purtroppo, qua se sta qualche colpevole, qualcuno, dobbiamo giudicare, noi non sappiamo cosa, però se ci sta gente capace di risolvere queste cose, ma no, le vittime non le ripaga nessuno, assolutamente. A distanza di 6 anni dalla tragedia è ancora vivo il ricordo di quella giornata nefasta, ma soprattutto è vivo il ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita. E come Montesilvano, come amministrazione, abbiamo voluto realizzare e intitolare questo spazio verde, ma anche, come del resto negli scorsi anni, depositare un mazzo di fiori stamattina alla presenza di Marco Foresta, che ha perso purtroppo i genitori in quella giornata, a ricordo appunto di loro e di tutti gli altri. Due sono le motivazioni per le quali si è voluti fare questo in questo spazio. Uno, perché appunto la città di Montesilvano vuole negli anni mantenere vivo il ricordo, ma soprattutto d'accordo con i familiari, perché il modo migliore di farlo è quello di ricordarli all'interno di uno spazio dove ci sia della vita, dove ci siano le famiglie, dove ci siano dei bambini, proprio affinché insomma il ricordo rimanga nel tempo e soprattutto sia vissuto da chi anche futura generazione.